sicuramente Ciro, questo è un momento molto particolare. È un momento, pensate che, non so se alcuni di voi lo sanno, ma quattro anni fa, 2019, vero Marina? 2019, in questa sala, era una delle grandi sogni di Sergio di poter presentare, l'avevamo fatto tante volte, no, in giro per l'Italia, perché quando ho scoperto Sergio ho detto questa cosa la devono conoscere tutti. Però permettetemi di dire che molte volte deriso, attaccato, queste cose non le puoi dire, no, si devono dire in un'altra maniera. In un'altra maniera cosa? Parlo italiano, cosa dico? Parlo inglese. E quindi anche molte volte che lui ha tentato di condividere la sua grande conoscenza, sapienza, cultura, passione e proprio la sua urgenza di poter aiutare più persone possibile, c'era anche chi poi lo attaccava su tutti i fronti. E io conservo tutte le sue email, Marina, mandate in giro a tutte le più grandi istituzioni, al Presidente della Repubblica, ai giornalisti, ai medici, agli universitari, a tutti. Mi metteva sempre in coppia, la cosa incredibile. E quindi conosco tutta la sua storia, la sua sofferenza anche, di non essere riuscito, e come sapete gli interessi sono enormi, quindi c'è poco da fare, a trasmettere, che non è che questo sostituiva qualsiasi altra terapia, perché non è una sostituzione, anzi lui, una delle più grandi cose che sapeva fare era prescrivere o no dei farmaci, no, se servivano o non servivano, ma te li dava se servivano, non perché... Però qua, in questa sala, proprio quattro anni fa, Sergio aveva iniziato la sua lezione magistrale ed ebbe un arresto cardiaco. E siamo riusciti, c'erano molti di voi probabilmente se lo ricordano, e siamo riusciti, noi Marina, a salvarlo grazie a due straordinarie persone che erano qua, che sono... hanno chi ha preso il è andato subito a prendere il defibrillatore, persone facevano il massaggio cardiaco, poi meno male l'ospedale era qui, l'avevamo salvato. E il suo grande sogno era ritornare qua a finire la relazione che aveva iniziato, pensate. E quindi oggi gli dedichiamo questa giornata per tutto quello che ha fatto all'umanità e l'eredità che ci ha lasciato. E l'eredità è sicuramente in mano di Marina, di Mario Siniscalchi, del presidente Simone Carmer e di tutte le persone che gli sono state vicino. E quindi Mario, grazie, e a te la presentazione. È Marina vuole iniziare. Marina Neri. Allora, io mi presento, sono la moglie di Sergio e sono contenta di questo incontro, perché è stato un po' un sogno per Sergio, non ho potuto realizzarlo, comunque ci vedrà dalle stelle. Allora, prima di tutto ringrazio Giorgio perché ha organizzato tutto, e poi tutti i colleghi che sono sempre stati vicino a Sergio, lo hanno capito, hanno cercato di parlare di quello che lui diceva tranquillamente con altri colleghi, insomma si è creata tutta una scuola, diciamo, su quello che Sergio portava avanti. Quindi, a parte appunto Giorgio, Simone, Mario Siniscalchi, Davide Mastroianni, Angelo Traversaro, Rosella Bellagamba, Davide Testerini, Massimo Spattini, Spaggiari, Montano, Miceli, dovrei stare qui un'ora ad elencare tutte le persone che hanno
condiviso il suo entusiasmo. Quindi io sono contenta di essere qui, perché è un po' un momento di commozione, lo confesso, ma in ogni modo è molto bello, ecco. E magari vi faccio ridere un po' per diminuire la tensione. Vi racconto come ci siamo conosciuti. Io avevo dato, ho fatto il secondo anno di medicina, avevo dato anatomia. Io sono di Pavia, un paese vicino a Pavia. E poi sono andata a Riva Trigoso, dove abitava Sergio con la sua famiglia e dove faceva il medico da anni ormai. E dopo 2 giorni che sono lì mi viene un ascesso in faccia che sembrava un mostro. Allora sono andata in farmacia, io non potevo farmi la ricetta per l'antibiotico. E la farmacista mi dice: ma guardi, passi il ponte, lì c'è un medico che le farà la ricetta. Appena apre l'uscio io faccio suono: sei di Pavia? Ma io a Pavia ho fatto la specialità. E lì è cominciata la storia. Sergio che dice mal di denti, mal d'amore, per noi è stato valido. Marina, naturalmente anche lei dottoressa, e tra l'altro già poi Mario dirà come ha scoperto, no, il reale rischio congenito. Nel 2010, no? E come ha scoperto, no, Sergio come ha scoperto il reale rischio congenito nel 2010, perché adesso ve lo dirà. Quindi la parola a Mario Siniscalchi.